Cari amici del canale, mentre stavo montando questo video, mi è venuto in mente di fare quest'altro, veramente corto. Qui siamo pochi minuti perché ricevo centinaia di messaggi che mi fanno queste domande. Gianni, cosa ne pensi delle batterie al sale? Gianni, cosa ne pensi delle batterie al grafene? Gianni, cosa ne pensi dei pannelli plug and play da posizionare sul balcone? Ora rispondo così. Questo è un canale fai da te. Se voi che mi avete fatto queste centinaia di domande mi trovate un indirizzo di un'azienda, di un negozio che mi vende le batterie al sale a me per installarmele fai da te. Se mi dite chi è un produttore che vende e che mi venda le batterie al grafene reali, cioè batterie grafene, non al grafene, come la cioccolata alla nocciola dove c'è l'essenza di nocciola, ma le batterie di grafene o le batterie al sale, che poi non è il sale da cucina, non è un sale che ci mettiamo a costruirle noi. O meglio, voglio specificare, c'è il cloruro di sodio, che è il classico sale, però la lavorazione e poi le strumentazioni che servono per controllare queste batterie sono abbastanza sofisticate. Ecco perché vi dico, cioè dove la vado a trovare questa batteria? Questo è un canale fai da te, quindi andare a comprare per farmela installare da qualcuno non è proprio in linea con questo canale. Ebbene, di queste due tipologie di batterie al sale, così come vengono chiamate, quella è il grafene, tanto acclamate, cioè, bene, ditemi dove comprarle. Io chiamo, buongiorno, ma quelle sono reali? Sì, quanto costano? Quindi quanto costano? No, ma viene un'azienda, te le monta. Ragazzi, viene un'azienda, te le monta, scambio sul posto, poi plug and play. Non è argomento del mio canale perché io le batterie al sale, le batterie al grafene, se voi avete un indirizzo dove io vado, le compro, me le porto a casa, ebbene le testerò e vi dirò cosa sono. Ma fino ad oggi questo non è successo perché io non so dove comprarle. Ora, perché vi ho chiesto questa cosa? Cioè, ditemi dove comprarle. Perché quando facciamo un test di una batteria, non possiamo avvalerci solamente di quelle che sono sensazioni d'acquisto perché è stato menzionato qua o là, ma bisogna fare dei test. E i test sono tantissimi. Io qui, sulla mia solita lavagna, che metterò all'asta magari 10 euro, li guadagno invece dei 5 euro che l'ho pagata. Qui ho raffigurato alcuni dei test. Batterie XXX, qualsiasi esse siano, vanno testate secondo tanti parametri. Qui ne ho messi 5. Allora, la massima potenza di carica, cioè io su queste batterie al sale o al grafene, quanto posso caricarla? 10C, come le titanato di litio, questi mostri, oppure 1C, come le litio ferrofosfato, oppure come le piombo, ancora meno, perché sennò andiamo a rovinarle. Questo è un dato importante. Il secondo aspetto riguarda l'opposto, cioè la scarica. Io cosa posso attaccargli? Un carico di 5 kW su una batteria di 5 kW, cioè potentissimo, oppure meno. Quindi carica e scarica sono legati e questi indicano la qualità delle batterie. Voi sapete benissimo perché l'ho già descritto, abbiamo approcciato le litio da un po' di anni e queste ci danno grandi soddisfazioni. Quindi su queste tipologie nuove che sono ancora sperimentali, che sono commercializzate, ma non si sa bene come, io voglio avere le idee chiare, come al solito sul mio canale. Un altro aspetto importante, ragazzi, importantissimo, l'autoscarica. L'autoscarica è la capacità negativa della batteria di autoscaricarsi anche se non viene utilizzata. Quindi la lasciamo in stoccaggio. E qual è il problema dell'autoscarica? È che se noi non la carichiamo costantemente, lei arriva a un livello, e ogni batteria ha il suo livello, in cui si rovina irreparabilmente. Se una batteria a litio ferrofosfato la portiamo a 2 volt o meno ancora, l'abbiamo rovinata. Se una batteria al piombo la portiamo a 1 volt e mezzo, 1,3, 1, perché è rimasta lì un anno, è solfatata, la buttiamo. Quindi queste al sale, queste al grafene, qual è l'autoscarica? E poi ragazzi, un elemento che avete imparato a riconoscere, la longevità, tutti entusiasti, mamma, le LiFePO 4, 6.000 cicli, le Itium che sono adesso introvabili, la Mani, Yanlan mi ha detto, Gianni, fino a fine gennaio non ce n'è. Ora,
non solo le Int, ma anche le Rept, le Cattle, le Lichen, le Hive, sono tutte 6.000 cicli e 6.000 cicli sono 16 anni. Queste che longevità hanno? Quanto durano? E ultimo, ma non ultimo perché ce ne sono ancora altri, io vi ho riassunto quelli un po' più importanti, quelli comuni, la pericolosità. Avete visto che le Li-Ion, le Lipo sono pericolosissime, sono esplosive, sono incendiarie, mentre le LiFePO4 no. Ok? Le Piombo sviluppano idrogeno. Ora dobbiamo, a seconda delle batterie, andare a posizionarle in un locale ventilato o meno o di più, poi protette dal freddo, ecco, vedete anche la temperatura, no? Le LTO, ormai sono stanco di dirlo, temperature atroci in salita e discesa. Ma queste al sale, boh, non lo so, non c'è scritto da nessuna parte. Io ho trovato solo chiamaci che ti facciamo un preventivo, veniamo a parlare con te, veniamo a discutere, te ne installiamo a casa. Non è oggetto di questo canale, per amor del cielo, se volete fare così, fate. Ma qui è un canale di fai da te. Detto questo, andiamo avanti con altre considerazioni importanti. Fotovoltaico sul balcone plug and play, non è argomento di questo canale. Ho sentito dire qualcuno, sembrerebbe che metti un pannello plug and play e tu risparmi il 20% della bolletta. Ora, secondo il moltiplicatore del sole, che è il numero 5 a fine giugno e il numero 3 a fine dicembre, significa che la quantità, cioè i watt, la potenza dei miei pannelli, la moltiplico ogni giorno per 5 a fine giugno e la moltiplico per 3 a fine dicembre. Questo cosa significa? Che se io ho 3 kW come l'impianto che avete visto sul mio canale, a fine giugno ne produco 3 per 5, 15 kWh se ho la posizione a sud, inclinazione Abruzzo 35% e cielo totalmente azzurro. Quella giornata 15 kWh, anche 16, ok? Ma se il moltiplicatore è in inverno, cioè dicembre, ed è 3, questi 3 kW mi producono 3 per 3, 9 kWh giornalieri. Ora, la domanda che vi faccio è questa: se io ho un pannello da 200 watt di potenza, lo piazzo sul balcone, inclinazione perfetta, non appoggiato alla ringhiera, ma a 35 gradi Abruzzo o 40 gradi Nord Italia o 30 gradi Sicilia, quindi ho angolazione perfetta a sud con un cielo tutto azzurro, ebbene questo 200 watt di potenza mi produrrà in un giorno 1000 watt-ora, cioè 1 kWh. E a dicembre questi 200 watt di potenza mi procureranno 600 watt-ora giornalieri. Ora, è questo il 20% del vostro consumo? Perché in estate, se io consumo 5 kWh al giorno, avrò i 1000 watt-ora di produzione, che sono il 20% del mio consumo. Ma chi consuma 5 kWh giornalieri in Italia? Siamo tutti tra i 10, 12, 15, 18, 20. Se poi usiamo pompe di calore per scaldare, riscaldamento a pavimento, eccetera, non ne usciamo più. Ecco allora che quello che dico io non sto parlando male dei pannelli, sto parlando a voi di ragionare sulla fattibilità delle cose. Quando sento risparmio il 20%, devo fare questo calcolo e allora magari scopro che ne devo mettere 2, 3, 4, attenzione, perché c'è un limite di posizionamento senza autorizzazione, informatevi. Su questo canale non parliamo di leggi, informazioni, perché sennò non ne usciamo più perché sono costantemente in variazione. Questo è un canale tecnico dove parliamo di corsi fotovoltaici, è tutta cultura, ma il punto è proprio questo. Se mi date un indirizzo sulle batterie al sale, le vado a comprare. Se invece deve venire l'azienda a montarmela, eccetera, non è una cosa che riguarda né me né questo canale. Però se voi volete farlo, scambio sul posto, volete informare, installarle, non posso esservi di aiuto. È una faccenda vostra. Ditemi, dove posso andare? Dream, buongiorno, sono Gianni, volevo comprare le batterie al sale. Grazie, quant'è? Grafene, grazie, quant'è? Per concludere, ragazzi, avete capito perfettamente. Su questo canale passano le cose che sono comprabili, non lo scambio sul posto. Ma se invece trovate un'azienda che vende fisicamente le batterie al sale o al grafene, bene, chiamatemi perché volentieri la comprerò per testarla al posto vostro. Questo è il video più corto del canale. Ci vediamo al prossimo. Buona giornata.